che è bloccato può guardare anche lui. Noi qui abbiamo una base di vetro con 5 buchi, ok? A me mi sembra di plastica. Sì, scusa, di plastica. No, cioè, diciamo le cose giuste, sì, cioè non facciamo le, allora, diciamo delle, non sbagliamo, delle eresie. Qui dentro è di plastica, è di plastica. Ti Dio. 5 pezzettini di vetro colorato. Doveva appoggiarteli. Tu mettili ovviamente in piedi come vuoi te, nell'ordine che vuoi te, scelti in modo da coprire tutti i buchi. Questo veramente è la prima volta che lo faccio, quindi se viene male... Capite perché? Ti perdoniamo! Questo si chiama idolo. Questo è un idolo degli antichi greci. In poche parole, un monumento, una roccia, che loro ci credevano come divinità. Non poggiarlo lì, mettetelo in tasca. Si va in mezzo alle arance perché si pulisce. Se tu lo metti lì fra 10 minuti... I soldi? Che soldi? Quali ti ho dato? Bambino sveglio, non mi piace questa cosa. No, mi no. Servono per la magia, però te li do dopo. E poi andava la metà, quindi. E non anche miei. Allora, questo lo posizioni nella maniera un giochino di domani. Cioè, se lo vuoi mettere che guarda qua, se lo vuoi mettere che guarda lì, scegli te la posizione che più preferisci. Si gira. Eh sì. Verso il rosso. Quindi, il tuo colore rosso. Preferito, vero? Sì? Sì. Bene. Noi lo copriamo ed è verso il rosso, ok? Quello che tu devi ricordarti è la posizione. Questa è una scatola completamente vuota. E se perso i tuoi giochi? Metteremo... E lo telefono con un ragazzo giovane. Sì, ma giovane mi dove noi metteremo quelle che tu sceglierai. A questo punto, bene, tu l'hai messa vai, in questa posizione, ok? L'idolo sta guardando la pietra rossa. Capisci? C'è bianca, azzurra, gialla, viola e rosso. Bravo. Questo è un coperchio. Controlli che non sia truccato, che non abbia niente. Metti pure la mano dentro. Stai attento, attento però. Che te la taglia. C'è la ghigliottina ovunque. Basta solo che lo guardi. Sì, però la ghigliottina fa paura. Ok, appoggialo pure sopra. Adesso sai che quando non fa qualcosa gli dici guarda che Luca arriva con la ghigliottina. Ok, a questo punto quello che ti dico è molto semplice. Tu sai che questo adesso sta guardando questo. Lo lasciamo a riposo. Scegli la pietra che più preferisci e toglilo. Il colore che ti piace di più? Quello che vuoi, no, non la stessa, che sennò non serve a niente. Quella azzurra? Allora, tu la prendi e la metti qua dentro. C'è qualcos'altro qua dentro? Controlla bene. No, c'è solo il diamante azzurro. Bene. Perfetto. L'idolo, che cosa stava guardando? Stava guardando il rosso. Sei sicuro che stava guardando il rosso? Sì. Io ho mai toccato quel posto lì? No. Ti ho mai influenzato nella scelta che hai fatto? Proviamo a alzare. E quello che sta guardando è quello che tu hai tolto. Tu. Beh, posso girare la palla? Non mi credi? Sì che ti credo. Sembra strano. Ti faccio vedere. L'anello non c'entra assolutamente, anche se non è quello della Mirella. Non c'entra niente. Glielo appoggiamo sopra. Quando abbiamo iniziato, quale stava guardando? Il rosso. Dopo tu hai tolto, quindi era girato di qua. Sì. Tu hai tolto questa e lui si è girato e sta guardando quella. Perché sta ancora guardando quella. Sì. Scegli un altro colore. O fatti consigliare anche dal papà. No, perché c'è un brutto telefono. Sceglilo te. Che colore vuoi togliere? Bianco. Vuoi togliere il bianco? Mettilo, mettilo pure qua dentro. Che colore hai scelto? Bianco. Dillo pure a tutti. Bianco. Io questo lo riappoggio. Scatta anche. Non hai scelto il rosso, non hai scelto il viola, non hai scelto il giallo. Quello che tu hai scelto è il bianco. Lui è sempre girato. La scelta che tu hai fatto. Vogliamo provare un'ultima volta? Sì. Dopo basta. Sì. Lo copriamo. Perché dopo scopri il trucco, quindi prima... come devi... La magia con...
Quale vuoi cosa scegliere? Prendo, il viola di là. Stento che se scegliene uno. Il viola di là. Il giallo o il viola? Sappi che domani vado a lavorare. Non è vero, è Santo Stefano. No, quello. Se sceglievi il rosso, dovevo farti la ghigliottina. Dammi pure. A questo punto, beh, tira fuori il braccio e mettilo così. No, il rosso non andava preso perché era il primo. Prendo la ghigliottina. Ma perché l'ha preso? Sto scherzando, Simone. Deve capire. A questo punto, lo rimettiamo a posto. Ok. Qui dentro, che colori ci sono? Bianco, rosso e azzurro. Qual è l'ultimo che hai scelto? Il rosso. Il rosso. Secondo te, prima stava guardando qua. Sì. Che cosa guarderà mai? Il rosso. Noi lo togliamo. E quello che guarda è quasi il rosso. Con quasi? Sì, dai. È il rosso. Completamente centrato, sì, è ma rosso. È il rosso. Ah. E questo non ha alcun che... Per me si è girato il tavolo. Per me c'è la calamita. Ah, senza che noi, senza che noi ce ne accorgessimo, il tavolo si è girato. Saula, io ho idea anch'io. Non è tu con il, cioè, il ferro, no? No, sì, dai, non no, è. Il tavolo non si va a svelare il coso. Lo dici anche te che non si svelano. Quando tira via il coso.